Si apre nel migliore dei modi questa edizione di Vinitali 2013 per la Regione Puglia, che vede assegnare un prestigioso premio a Dario Stefano, neo senatore della Repubblica e assessore uscente all'agricoltura della Regione Puglia. Un riconoscimento attribuito come benemerito della viticoltura italiana, dall'ente autonomo Verona Fiere, per essersi distinto e aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola regionale. Questo riconoscimento può considerarsi un ideale passaggio di testimone al nuovo assessore Fabrizio Nardoni nell'ottica di una prosecuzione delle linee finora portate avanti con successo. Per me, innanzitutto, è un'opportunità di condividerlo con tutti i produttori pugliesi. Io credo che eh, averlo attribuito a me è una formula attraverso la quale di questo riconoscimento si possano freggiare tutti i produttori che in questi anni. Hanno fatto insieme alla Regione un lavoro di squadra straordinario che ci ha reso non più Cenerentola nel mondo, ma protagonista assoluto. E anche qui, le battute di apertura di questo Vinita di 2013 dimostrano ancora una volta come la Puglia sia una regione, una regione molto attenzionata, dalla quale ci si aspetta ancora tanto e sulla quale siamo molto impegnati a fare sempre di più. Sicuramente una grandissima responsabilità di proseguire l'attività che ha messo in corso, che ha avviato l'assessore Stefano, o meglio, il senatore Stefano. C'è tanto da fare, il settore e la Puglia in questo momento sta dimostrando di aver fatto cose buone e noi dobbiamo continuare a viaggiare con questa linea. E ho notato, per me la prima volta che sono presente al VinItaly e ho notato questa grande attenzione, grande entusiasmo nei confronti del nostro vino, quindi questo è un segnale importante che dobbiamo conservare Possibilmente anche migliorarci. La Puglia si presenta quindi al meglio con un programma davvero fitto di iniziative e con una rinnovata veste grafica che focalizza l'attenzione sulla terra come elemento centrale nelle sue diverse sfumature di colore e consistenza che danno origine a vini così caratteristici e peculiari. Un territorio che alle eccellenze vitivinicole unisce anche quelle del patrimonio agroalimentare e turistico. Una Puglia tutta da scoprire che, in occasione del Vinitali, lancia anche per quest'estate il Puglia. Puglia Open Day 2013, un'iniziativa promossa dalla Regione Puglia dell'Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, per far scoprire ai turisti in vacanza l'ampia offerta del territorio. La Puglia ha già confermato gli appuntamenti di successo delle precedenti edizioni, dalle degustazioni a cura di AISE o Navo Puglia agli incontri con la Sampa specializzata, al via anche le iniziative delle masserie didattiche nell'area cibo e vino. Nel corso della quattro giorni scaligera, i vini di Puglia saranno abbinati al meglio della gastronomia regionale. Ogni giorno Sampa specializzato, operatori del settore saranno presi per la gola collaboratori didattici che faranno assaporare la bontà dei prodotti tipici pugliesi. Beh in Puglia si mangia molto bene, mi piace eh, il fatto che noi abbiamo un paese estremamente variopinto, quindi ovunque vai trovi degli abbinamenti e dei vini che sono giusti. Voi avete anche un mare straordinario, come dicevo sempre avete le più belle donne d'Italia e quindi insomma, la Puglia è decisamente una regione dove uno va anche per, almeno nel mio caso soprattutto per fare delle vacanze. E quando uno va in vacanza vuole rilassarsi, vuole mangiare bene, vuole bere bene, e devo dire che insomma meglio di lì non, non, non riusciamo riuscirei a pensare a un posto così straordinario. Io ci sono stata due anni fa in vacanza ed è stata veramente una bella vacanza.